Una delusione d'amore, vero? Come lo ha capito? Dal sospiro. Dal sospiro! Esattamente. Il sospiro dell'innamorata delusa è diverso dal sospiro della semplice depressa. Faccio la barista da molti anni e lei ha tutti i sintomi di una donna abbandonata di fresco. Sì, non è molto difficile. Basta guardarmi in faccia stasera. Certo, un uomo alto e biondo, vero? E questo come fa a saperlo, scusi? Deduzione da barista. Lei ha un capello biondo sulla spalla ed essendo lei di buona statura, solo un uomo alto almeno 1,75 m può lasciare un segno così. Però, straordinario. E scusi, sa dirmi altro, cara la mia Sherlock Barman? Certo, l'uomo si chiama Mario, fa il pilota, gli piacciono gli animali e andare a Luna Park. Semplice spirito di osservazione baristica. Lei ha trasalito quando ho detto Bloody Mary. Io. Dal che ho dedotto che Mario doveva essere il nome dell'uomo che la turba. Inoltre le ha posto qui sul bancone un pacchetto di sigarette senza marca da bollo. E non essendo tipo di acquistarle di contrabbando, ne deduco che le porti lui dall'aeroporto. E anche il foulard che ha al collo è un modello da boutique aeroportuale. E poi quell'accendino lì con quel cocherino. Via, non è da lei. È un regalo di Mario, vero? E quello lì accanto è un gettone da Luna Park, autoscontro o qualcosa di simile. Ma ci picchia. Ma visto che lei sa tutto, non mi dica che sa anche il motivo per cui Mario mi ha lasciato, no? La sua gelosia morbosa per quella hostess. No, vabbè, incredibile. Scusi, questo come fa a saperlo? Cioè, com'è possibile? Se lei è innamorata di un pilota, non può che essere gelosa di una hostess. Infatti vedo che lei tende a vestirsi inconsciamente come una hostess, giacca e gonna scura, per competere con il fantasma della rivale. Comunque, vabbè, senta, visto che lei sa tutto quanto, non mi dica che sa anche il motivo per cui abbiamo litigato. I piatti, signora? No, vabbè, ha tirato a indovinare. No, qua, no, no, no. Le riassumo com'è andata. Mario torna a casa stanco dal lavoro, tuttavia acconsente a cucinare per lei. Quello schizzo di sugo che ha sulla giacca lo testimonia, proviene da un tecame da casalingo e non da ristorante. Poi Mario le chiede di lavare almeno i piatti, lei mugugna, ma inizia a farlo, maldestramente però, come denota l'odore di detersivo che viene dalla manica della sua camicia. Poi rompe anche un piatto e si ferisce all'indice della mano destra, proprio lì, sì. Scusi, non mi interrompa, per favore. Poi Mario le grida, siamo incapaci! Lei lo afferra per i polsi, nota i segni dei braccialetti che ha lasciato sui palmi delle sue mani. Mario si libera, la graffia al collo ed esce, rompendo un buon numero di piatti e anche sbattendo la porta. Lei mi fa paura. Poi lei esce, ma non trova più Mario. Non ha preso neanche il cappotto ed ora è qui, disperata, seduta davanti a me. È tutto vero. Oddio. Ma allora lei sa anche come finirà questa storia? Posso provarci? I piloti hanno forti squilibri nervosi dovuti ai continui cambi di fuso orario. Il suo ormai, mi scusi, ex uomo corre a farsi consolare dalla sua hostess, Barrudi. Ma oggi è lunedì e il Barrudi è chiuso, così fa 100 metri. E la trova al bar Paolo. Ma Mario è così arrabbiato con lei che non vuole nulla che le ricordi il suo nome. Perché Paola, signora, è il suo nome. C'è scritto sulla medaglietta che ha al collo. Così Mario dice alla hostess, ti prego, andiamo via di qui. Oddio, dove vanno? Dato che 5 minuti fa si è messo a piovere, si rifugiano nel bar più vicino. Ah, e cioè? Questo, signora. No, come questo? Come secondo questo? I miei calcoli dovrebbero essere qui tra circa un minuto. Che accadrà allora? Penso che lei andrà su tutte le furie, poiché non sopporterà la vista dei due abbracciati. Poiché niente, come la pioggia, avvicina sentimentalmente e carnalmente un pilota ed una hostess. Inoltre il suo Mario è un bel caratterino e penso che la provocherà. Ah, pure? E quindi che accade dopo? Quindi lei estrarrà la pistola che accidentalmente ho intravisto nella sua borsetta. Ma è un grosso errore, signora, perché lì a quel tavolo, vede? C'è un poliziotto in borghese, lo riconosco dal taglio dei capelli e dalle scarpe. L'uomo tirerà fuori la sua pistola d'ordinario.
c'è un servizio di piatti pronto a sostituire quello distrutto nel litigio. Quindi c'è un lieve ritardo. Ma ecco, come è previsto, eccoli qui. Oddio, oddio. Signora, oddio. Stia calma. Stia calma. No, Paola, sei qui. Ma non avevi detto che andavi a spararti? Oh, sempre il solito, Mario, non provocarmi, per favore. Ma chi ti vuole provocare? Ti presento il nostro S-Seriori, fa parte del mio equipaggio. Piacere. Piacere. Piacere un cazzo! Hai fatto in fretta a sostituirmi. Paola, sei la sola mia cafona! Cafona, mi sto rinciando il comandante. Certo, lì qui, perché, eh? Perché? Pensi di farmi paura? Perché? Sennò che mi fai? Che sta guardando tempo? Sei matto, metti giù questa pistola! Io me la faccio pagare! Metti giù questa pistola! Paola! Fermi, metti giù quell'arma, lo sparo! Oddio! L'ho uccisa! Non devo sparare! Quella massa sta per fare fuoco! Ma hai saputo? Ma vista! Che cosa è successo ieri al bar? Ma c'è stata una sparatoria! Un agente ha sparato ad una donna, ma quella si è abbassata all'improvviso ed è stata uccisa la barista! La matta!